Benvenuti a questa lezione sulla costruzione di una mappa strategica. La mappa strategica, prima ancora di essere uno strumento fondamentale per la costruzione della balance scorecard e quindi del cruscotto di controllo, è un'attività che, a parere del sottoscritto, deve essere fatta ogni qualvolta si disegna un'azienda, ogni qualvolta si vuole capire come migliorare e come far prosperare la propria azienda. Questa che vi propongo è una mappa strategica usata per la maggiore dall'80% delle aziende americane. A questo proposito apro una parentesi e gli studiosi di economia aziendale sembrano ricondurre questo grande aumento della capitalizzazione dello Standard & Poor's e del Nasdaq al fatto che le aziende americane usino come strumento di controllo appunto il cruscotto di controllo e la balance scorecard. Questa mappa strategica rappresenta il primo passo per la creazione di un sistema di controllo basato sulla balance scorecard. Come vedete, ci sono le quattro aree del cruscotto di controllo e quindi della balance scorecard, che sono l'area finanziaria, quindi la prospettiva finanziaria, la prospettiva del cliente, cioè come ci vede il cliente, la prospettiva dei processi interni e la prospettiva della formazione e della crescita. Quello che vedete per ogni area sono le cause, queste che vedete in azzurro con il riempimento con carattere giallo, sono le cause che dovrebbero determinare poi l'effetto che vedete sopra. Gli effetti che si generano all'introduzione di una determinata causa determinano poi anche le KPI che devono essere controllate e monitorate dal cruscotto di controllo. Praticamente il cruscotto di controllo, quindi la balance scorecard come comunemente viene definita, non è altro che un misuratore, non è lo strumento di controllo. Quello che invece è fondamentale nella logica della balance scorecard è la mappa strategica. Senza mappa strategica non c'è un sistema di controllo e soprattutto non c'è un cruscotto di controllo o una balance scorecard. Quindi, se è vero che noi elenchiamo nella mappa strategica le cause che poi determinano l'effetto, il cruscotto di controllo ha la finalità di misurare se stiamo operando nella direzione di far accadere una determinata cosa, cioè se stiamo introducendo delle cause che poi vi generano un effetto. Ma andiamo subito al dunque, che poi la spiegazione, vedete, sarà molto più semplice rispetto a questa mia enunciazione che vi ho fatto adesso. Nella prospettiva finanziaria noi abbiamo tre sottoaree, che sono l'area della produttività, sostanzialmente la redditività, il conto economico, il fatto di creare utili. Poi abbiamo una sottoarea che sono le aspettative degli shareholder, cioè sono le aspettative sostanzialmente di chi porta interessi all'interno e all'esterno dell'azienda. Quindi ci sono sicuramente quelle degli azionisti, ma principalmente ci sono quelle dei fornitori, quelle dei finanziatori, perché no, quelle dei dipendenti. Quindi che cosa ha a cuore un portatore di interessi rispetto a quell'azienda? Cos'è che interessa al portatore di interessi, quindi a una banca, un fornitore, allo Stato o a un collaboratore di questa azienda? E poi la terza area è la dimensione, cioè la crescita dei ricavi. Ci sono aziende che hanno come priorità quello di essere molto grandi a prescindere dalla redditività, perché poi questo comporta avere determinate peculiarità di potere, fra virgolette, finanziario e politico. Questa che vi propongo ora è una mappa strategica di un'azienda artigianale che produce macchinari per l'agricoltura, macchinari in carri che vanno all'interno dei terreni e innaffiano i terreni con vari prodotti. E quindi è un'azienda che è basata molto sulla commessa, quindi non produce in serie se non per una piccola quantità, quindi diciamo un'azienda artigianale media con una trentina di dipendenti
che produce su commessa macchinari con un'alta tecnologia, macchinari che hanno delle performance non comuni ma particolari. Allora iniziamo. Questa azienda, dal punto di vista della produttività, cioè dal punto di vista del reddito, è un'azienda, come la chiamo io, un'azienda ROI. A questo proposito vi rimando ai miei video su come gestire l'azienda con il ROI e con il break even, dove vedrete che ci sono sostanzialmente due tipi di strategie per spingere il reddito. O si spinge sulla marginalità di ogni singolo prodotto, per cui devo tentare di aumentare i prezzi e di ridurre i costi, quindi questa solitamente sono caratteristiche di aziende del lusso, di aziende della grande qualità, delle aziende della grande tecnologia, come potrebbe essere questa. Dall'altro invece abbiamo delle tipologie di aziende che mirano ad avere molte vendite con una redditività piccola, quindi fanno una grande redditività basandosi non su poche vendite di grande margine, ma basandosi su tante vendite con poco margine. Questa è un'azienda, sicuramente un'azienda ROS, cioè un'azienda che mira, il ROI si compone del ROS, quindi il reddito operativo fratto vendite, moltiplicato per il turnover del capitale investito, cioè vendite fratto capitale investito. Questa è un'azienda che spinge l'utile dalla parte del ROS. Il ROS aumenta se è buono, se è alto il margine di contribuzione, quindi la causa che determina l'utile su questa azienda è determinata dall'avere un margine di contribuzione elevato. Quindi nel cruscotto noi dovremmo mettere degli indicatori che mi vanno a misurare sicuramente il margine di contribuzione, e l'area strategica della redditività secondo me è importante, proprio perché è un'azienda piccola che quindi basa la sua prosperità sulla forte redditività. Circa le aspettative dei portatori di interessi, certamente questa è un'azienda che deve essere solida, quindi le banche, i fornitori, i dipendenti, ma gli stessi soci, proprio perché è un'azienda familiare, quindi è l'unico bene che produce reddito all'interno della famiglia, e soprattutto vogliono che questa azienda sia trasferita anche alle generazioni future, vogliono che sia un'azienda, quindi le aspettative sono soddisfatte, quindi l'effetto di avere aspettative soddisfatte si concretizza con la causa di avere un equilibrio finanziario, quindi solidità finanziaria, la crescita patrimoniale, quindi i redditi che si producono nel tempo devono essere capitalizzati, quindi in un margine di struttura, in un indice di disponibilità, in un agile test solidi, e quindi i KPI che introdurremo nel cruscotto, che misurano la causa della solidità, essenzialmente sono quelli che devono misurare appunto la posizione finanziaria netta, che devono misurare il margine di struttura allargato e l'acid test, e quindi anche ad esempio la conciliazione fra gli incassi da parte dei clienti e i pagamenti da parte dei fornitori. Questa è un'azienda che invece non ha aspettative di diventare grande. Quindi diciamo che nelle tre aree, questa è un'area che pesa poco, nelle tre aree della prospettiva finanziaria, questa è un'area che pesa poco. Ecco, a livello di peso io direi che possiamo mettere 40, 40, 20, all'interno del cruscotto possiamo assegnare questi pesi, quindi 40 per l'area della redditività, 40 per le aspettative dei portatori di interessi e 20 per la prospettiva della crescita dimensionale. Ora, che cosa determina che l'azienda produca reddito, che l'azienda sia stabile finanziariamente e che l'azienda abbia anche un minimo di aumento dei ricavi? Sicuramente come i clienti vedono l'azienda, cioè la prospettiva dei clienti. In questa prospettiva noi andiamo a misurare, andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare per vedere migliorata la prospettiva dei clienti, cioè per vedere migliorato come i clienti ci vedono. La prospettiva dei clienti si divide quasi sempre in queste sei sottoaree, in queste sei KPI areas, che sono il prezzo, la qualità, il timing, le funzioni, il brand e la collaborazione con altri soggetti. Ora, il prezzo nella
considerazione del cliente in questa azienda non è molto importante, perché parliamo comunque di investimenti di lungo periodo dove l'agricoltore non ha interesse ad avere subito un mezzo che costi poco, ma ha interesse ad avere un mezzo che sia affidabile, che duri nel tempo e che sia soprattutto che aumenti la sua produttività. Quindi nel mio cruscotto personalmente io il prezzo non lo metterò, perché il prezzo non è una variabile strategica. La qualità. Invece la qualità intesa come affidabilità del prodotto, quindi il prodotto per poter generare una sensazione di qualità soddisfacente nel cliente, devo far sì che i prodotti dell'azienda siano affidabili, quindi durino molto nel tempo e mi diano delle performance elevate, per esempio mi consentano di gestire tutto il macchinario con un solo dipendente, cioè non mi costringano ad andare nei campi con due collaboratori piuttosto che andarci con uno. Quindi avere dei carrelli che siano affidabili e che abbiano delle performance, che abbiano dei miglioramenti nell'efficienza della gestione diventa fondamentale. E quindi come potrò fare per misurare se questo requisito di affidabilità e di alta performance è percepito dal cliente? Per esempio potrò andare a fare un'indagine periodica, non tutti i mesi ma magari una volta all'anno, su quanto durano i carrelli ai miei clienti. Posso andare a vedere i miglioramenti magari di utili che hanno avuto i miei clienti, chiedendolo proprio in un questionario e monitorando se i miei clienti hanno migliorato la performance, perché se il prodotto che io do al mio cliente non fa migliorare la sua performance, il cliente pensa che la mia qualità è scarsa e quindi io non venderò. Il time, ecco, è molto importante non essere veloci, ma è importantissimo rispettare il tempo di consegna. Siccome si tratta di una commessa, quindi il rispetto dei tempi di commessa, quindi quelli concordati con il cliente, diventa importante. Quindi nel cruscotto potremmo inserire tranquillamente un KPI che mi misura quante volte ho rispettato la consegna e quante volte no. La funzionalità, ecco, qui ritorniamo sul discorso della performance, quindi il prodotto non deve essere soltanto affidabile, ma deve essere facilmente utilizzabile, deve produrre dei vantaggi e quindi devo andare a misurare se il cliente percepisce come un prodotto usabile con facilità, un mezzo che mi consente di avere dei notevoli miglioramenti a livello di efficienza e quindi a livello di reddito. Questo lo posso fare creando appunto degli indicatori che magari potrebbero essere anche gli stessi, quindi accorpati, che ho usato per la qualità, quindi magari uno strumento solo, un indicatore solo potrebbe misurarmi sia la performance della sottoarea della qualità, sia la performance nella sottoarea della funzione. E siccome poi questa funzionalità determina anche la qualità, magari posso eliminare quest'area qui e mettere magari soltanto le aree della qualità, del timing, perché questa della funzione l'ho messa all'interno della qualità. Il brand, ecco, la percezione del brand negli agricoltori è molto elevata. Noi abbiamo casi, io sono nato in un'area a vocazione agricola e i contadini delle mie zone parlano molto bene di Lamborghini e di Landini, ad esempio. Quindi il fatto di avere una marca molto posizionata all'interno del mercato diventa importante. Come si fa a far crescere il brand in questa azienda? Bene, la strategia migliore è quella di diffondere i feedback positivi. Quindi se noi abbiamo dei clienti che hanno dei feedback positivi, noi dobbiamo diffonderli. E qui potremmo mettere degli indicatori che misurano, uno, se c'è un'attività che mira a raccogliere i feedback positivi dei clienti, due, qual è l'efficacia del sistema di web marketing, ad esempio, e di comunicazione che ridonda
feedback positivi che i clienti hanno dato ai nostri prodotti, e quindi metterei degli indicatori anche che misurano il sistema di web marketing. A questo proposito vi ricordo che il nostro network è a vostra disposizione per il servizio di web marketing. Abbiamo un servizio di web marketing che parte da 100 euro, che vi consente a voi di gestire il sistema, ma seguiti da un consulente, quale potrei essere io e i miei collaboratori, e quindi non solo vi dicono qual è la strategia da seguire, ma ve la misurano, quindi vi dicono gli effetti che questa vostra strategia ha avuto e quali sono le cose da fare. Quindi, ritornando alla KPI del brand, io metterei degli indicatori che mirano a quantificare l'opera nella raccolta dei feedback positivi e che mirano a quantificare la bontà del sistema di web marketing. La partnership, la parte delle collaborazioni è molto importante, perché questo permette una migliore fruibilità da parte dei clienti. Ad esempio, qui è fondamentale avere delle solide partnership con dei concessionari locali. Primo, per avere una rete vendita più diffusa, e qui il canale distributivo non può essere quello dei concessionari, perché è una cosa che ho trascurato: loro sono fortissimi, ad esempio, nel mercato tedesco, e quindi partire dall'Italia e andare in Germania, uno, a vendere, due, a fare manutenzioni, diventa un'operazione molto difficile. Invece, con una forte collaborazione con dei concessionari locali, noi otteniamo il duplice risultato di essere presenti sia come rete vendita e di essere presenti anche dal lato delle manutenzioni. Posto che il collocamento sul mercato può essere anche fatto per passaparola, per contatti avvenuti sul web, è fondamentale poi che questi contatti vengano coltivati e conclusi dal concessionario, che deve essere fortemente integrato all'azienda. Quindi qui bisogna andare a misurare, secondo me, questo: quanto il concessionario si sente squadra con la nostra azienda. E questo, ci sono molti indicatori che possono misurare questa cosa. Primo fra tutti, il numero di preventivi, il rapporto fra preventivi fatti e preventivi chiusi, il fatto se il concessionario abbia venduto anche altri, abbia nel proprio portafoglio prodotti altri prodotti, scusate il gioco di parole, realizzati da imprese nostre concorrenti. E comunque andrei a creare degli indicatori che mi dicano quanto il concessionario fa parte della mia squadra, quanto il concessionario è fedele, quanto il concessionario si sente integrato con la nostra azienda. Ora, quindi, se noi lavoriamo sulla qualità, lavoriamo sul rispetto ai tempi di consegna, lavoriamo sul brand, lavoriamo sulla partnership, automaticamente creiamo i presupposti perché ci siano le vendite e quindi ci siano anche la realizzazione delle aspettative, quindi dei shareholder, dell'aumento del fatturato e quindi anche dell'aumento del reddito. Ma come facciamo a far sì che ci siano prodotti con grande qualità, che ci siano prodotti realizzati e consegnati nei tempi, che ci siano prodotti che abbiano funzioni che consentono un aumento di efficienza da parte del coltivatore, che ci siano prodotti che l'azienda possa poi usare come leva per migliorare la propria presenza, quindi la propria fidelizzazione, quindi la percezione del proprio brand. Come facciamo ad aumentare le partnership? Tutto questo lo facciamo nei processi interni. Ecco, i processi interni sono generalmente le attività di acquisto, produzione, amministrazione e vendita, cioè sono le attività caratteristiche dell'azienda. Qui sono utilizzati dei termini inglesi, ma sostanzialmente viene rappresentata quello che è la gestione caratteristica dell'azienda. Ora, sul piano dell'operatività, quindi dei processi produttivi, certamente questa è un'azienda che deve produrre in qualità assoluta, quindi sia a partire dai materiali, a partire dalle serrature, a partire dalle verniciature, a partire dalle viti, a partire dai tubi di collegamento, insomma qualsiasi tipo di operazione, qualsiasi tipo di materiale deve sottostare a rigidi controlli di qualità. Quindi io metterei all'interno
del cruscotto di misurazione degli indicatori che misurano quante volte il processo produttivo è stato fermato perché ci sono stati dei difetti di produzione rispetto alla qualità, quante volte il processo di produzione si è fermato perché magari il fornitore non ha fornito dei materiali idonei qualitativamente, quindi conformi alla qualità richiesta, quante volte il fornitore non mi ha consegnato dei tempi, cioè metterei degli indicatori che mi stanno a significare se l'azienda produce o meno in qualità. Poi, per quanto riguarda la parte della gestione operativa rispetto al cliente, diventa in questa azienda fondamentale ascoltare il cliente e seguire ogni sua direttiva, soprattutto in fase di progettazione e in fase di prototipazione. Quindi dobbiamo avere un contatto diretto col cliente. Quindi io metterei degli indici che mi misurano se abbiamo durante la lavorazione e anche durante il post vendita, se abbiamo avuto delle attività costanti che ci fanno relazionare con il cliente. Quindi se il cliente è stato coinvolto nella progettazione, se il cliente è stato coinvolto durante la produzione e se il cliente poi è stato seguito durante il post vendita. Per quanto riguarda la gestione dell'innovazione, qui questa sottoarea si collega anche all'area prima della qualità, perché se noi abbiamo una cliente che basa il suo giudizio sui nostri prodotti, sulle funzioni del prodotto e sulla qualità del prodotto, oltre che produrre in qualità, noi dobbiamo assicurare che all'interno della produzione ci sia un forte grado di tecnicità e di innovazione. E questo, secondo me, lo raggiungiamo soltanto se mettiamo molti tecnici all'interno della produzione. Quindi qui farei un'attività di benchmark, vedrei quanti tecnici per ogni collaboratore hanno i miei concorrenti e ne metterei qualcuno in più. Cioè, qui non listerei delle risorse, ma metterei il numero di ore di tecnici di produzione fratto, ad esempio, il numero di ore lavorate complessivamente. E tenderei ad aumentarlo sempre di più, perché a mio parere aumentare i tecnici in produzione non devono essere forse ingegneri, possono essere anche tecnici specializzati. Secondo me migliora automaticamente tutta la produzione, ma soprattutto va a migliorare la prospettiva del cliente e di conseguenza poi anche la prospettiva degli danni. Come vedete, la mappa strategica mi determina delle cause che poi determinano degli effetti, che a loro volta determinano delle cause sovrastanti che determinano degli effetti, che a loro volta determinano degli effetti sulle aree, cioè c'è una sorta di diciamo così, di spinta verso l'alto. Man mano che procediamo, non è messa casualmente questa piramide, ma è proprio la piramide che porta poi ad arrivare al risultato di avere utili, al risultato di avere un equilibrio finanziario, al risultato di avere una crescita dei ricavi. Perché teniamo conto di come i clienti ci vedono, di cosa dobbiamo fare all'interno dei processi produttivi perché i clienti ci vedono sempre bene e come dobbiamo agire dal punto della formazione e dell'innovazione per avere dei processi che consentano di avere un miglioramento nella percezione dei nostri prodotti dei clienti e quindi di avere un miglioramento nella prospettiva economica. L'ultima cosa che riguardano i processi è rispetto della legge e quindi rispetto anche delle norme che regolano i processi produttivi, e qui metterei degli indicatori che mi stiano a significare se viene rispettata la sicurezza sul lavoro e se viene rispettata le norme UNI, in modo tale da confezionare un prodotto che sia inattaccabile dal punto di vista, appunto, della percezione qualitativa del cliente anche dal punto di vista normativo. Questi beni devono essere, e quindi devo monitorare ovviamente degli indicatori che magari mi indichino quanti collaudi ho fatto sui prodotti, sugli attrezzi, sui mezzi prodotti, quante volte i collaudi non sono stati superati per mancanza di spesso
per una mancanza di rispetto della normativa UE. Questa è un'idea, quindi metteremo un indicatore che misura appunto il risultato del collaudo. Arriviamo all'ultima area strategica, sia del biscotto che della mappa strategica, ma è la più importante. Personalmente ritengo che se si vuole raggiungere una prospettiva finanziaria soddisfacente, quindi utili, quindi equilibrio finanziario, quindi crescita del fatturato, dobbiamo lavorare forte, fortissimo su questa prospettiva. Il dramma dell'imprenditoria italiana, il dramma dei consulenti italiani è che poniamo troppa poca attenzione a quest'area. E il motivo è semplice, perché in quest'area ci sono soltanto idee strategiche, ci sono soltanto problemi strategici, non c'è il problema quotidiano. Se io devo perdere tempo per sistemare un problema in produzione, per sistemare un problema con un cliente, per trovare i soldi per pagare il fine mese, e non ho tempo per pensare al futuro, io non ho futuro. Se non si pensa al futuro abbandonando il quotidiano, non si ha futuro. La parascopiana e la mappa strategica ci rimettono prepotentemente, in maniera proprio forte, in maniera proprio aggressiva, di fronte a questo problema e ci dicono: no, fermati da un imprenditore, prima fai strategia e poi fai l'azione. Allora, all'interno dell'area della crescita e dell'innovazione e della formazione abbiamo tre sottoaree che sono il capitale umano, le informazioni, il capitale delle informazioni, e io metterei anche l'innovazione e l'organizzazione. Sono queste le tre aree. Allora, il capitale umano. In questa azienda è fondamentale che tutti i collaboratori siano altamente specializzati e aggiornati e che lavorino in un clima collaborativo e positivo. Quindi la mia preoccupazione in sede di cruscotto di controllo sarà quella di creare delle KPI, cioè degli indicatori di performance che mi dicono quante ore di formazione ho fatto sui miei collaboratori, che mi dicano quanti corsi di aggiornamento hanno fatto, che mi dicano come è il clima. Ad esempio, per misurare il clima io uso un indicatore semplicissimo: misuro quanti consigli i collaboratori danno. Partendo da questo presupposto che se un collaboratore lavora in azienda, trae il proprio sostentamento dall'azienda e non si sente spinto a dare dei consigli, evidentemente è un collaboratore che fa le sue 8 ore e poi va a casa e a cui non interessa assolutamente nulla di come è l'azienda. E quindi se invece c'è qualcuno che partecipa, che dà dei giudizi, che dà dei giudizi e dei consigli, chiaramente parliamo di un clima fortemente positivo. Poi, per quanto riguarda il capitale informativo e l'innovazione, ecco, è fondamentale in questa azienda che tutte le procedure siano scritte in un manuale e che siano soprattutto diffuse. Ecco, un'altra cosa che farei, ad esempio, sono le ore di formazione sui nuovi prodotti. Cioè i collaboratori devono essere formati sui nuovi prodotti in modo tale che quando sono in produzione sanno poi perché bisogna fare le cose in un certo modo. Inoltre metterei degli indicatori che mi indicano se ci sono stati dei miglioramenti di processo, oltre che a sapere come produrre. Ci deve essere un'attenzione nel migliorare i processi di produzione e i processi di progettazione, tutti i processi aziendali. Quindi metterei un indicatore ponendomi come obiettivo ad esempio 2-3 miglioramenti mensili e poi a consuntivo vedere se effettivamente ci sono stati dei miglioramenti di processo. I miglioramenti, poi metterei un altro indicatore che mi misura se ci sono stati dei miglioramenti sui prodotti, ma se ci sono stati anche dei nuovi prodotti, intendendo per nuovo prodotto non soltanto il prodotto nuovissimo del mercato, ma ad esempio se c'è stato un miglioramento in questo caso nelle performance, no? Se c'è stato un miglioramento quindi sia qualitativo, che vada quindi a migliorare l'usabilità, ma che sia anche qualitativo, che vada a migliorare anche la durata dell'attrezzo. Quindi vado a mettere degli indicatori che mi misurano se c'è una tendenza, se c'è un'attenzione al miglioramento e all'innovazione. Un'altra cosa che io riscontro sovente, drammatica, è la mancanza all'interno delle organizzazioni aziendali di una strategia definita
a partire dalla ideazione di un organigramma. Io vado nelle aziende e non hanno l'organigramma. Se avete un'azienda, vi prego, fate la prima cosa, fate un organigramma. Chi fa che cosa? In questo caso l'organigramma è molto snello, perché parliamo di un'azienda piccola, ma quello che è fondamentale nell'organigramma non è tanto decidere chi sta sopra e chi sta sotto, ma è decidere soprattutto le capacità di delega che ha, stabilire che queste deleghe poi devono essere controllate. Se io per esempio devo consegnare un pacco, posso ordinare al mio dipendente di prendere la macchina e di consegnare un pacco, ma se il pacco non viene consegnato, la responsabilità è mia, non è del dipendente. Evidentemente io ho mancato soprattutto nel controllo, nella programmazione dell'azione. Non posso dire molti imprenditori se la prendono con i collaboratori, ma se il collaboratore sbaglia, tu ti devi interrogare: era chiaro il tuo comando? Era chiaro? Avevi previsto tutto? Avevi programmato tutto? Le possibili criticità erano state rappresentate? Ecco, allora io metterei degli indicatori che mi dicano intanto la presenza dell'aggiornamento costante dell'organigramma. Quindi metterei come obiettivo un aggiornamento dell'organigramma almeno ogni 6 mesi in questa azienda. Poi metterei un indicatore che mi dica quante volte la delega ha prodotto, per colpa di una delega, una responsabilità non è stata soddisfatta, come nel caso che ho fatto prima. Quindi il passo successivo è la creazione dello scopo di controllo, cioè dello strumento che misura che queste cause che noi abbiamo individuato poi determinano effettivamente gli effetti per ottenere i risultati. Voi capite che se ogni mese, ogni 15 giorni, ogni settimana, noi facciamo dei briefing con i nostri imprenditori e parliamo di queste cose, io non ho, in questi 32 minuti che sto parlando, non ho mai parlato di un dato di bilancio, non ho mai parlato di euro, ho solo parlato di azioni, perché la cosa che bisogna capire è che ciò che determina un costo o fa conseguire un ricavo è l'azione. Quindi io mi devo concentrare sulle azioni. Le aziende non sono fatte di soldi, sono fatte di uomini che agiscono. Quindi io devo porre la mia attenzione sul controllo delle azioni. Ad esempio, se io mi devo preoccupare del fatturato, non posso andare a controllare il totale del fatturato a fine mese, perché ormai è un dato consolidato. Quello che io devo fare durante il mese è concentrarmi sulle azioni che determinano il fatturato. L'esempio, e concludo, è quello di guidare la macchina con lo specchietto retrovisore. Se guardiamo i grafici, se guardiamo lo storico, se guardiamo il passato e fondiamo il futuro come se fosse una semplice replica del passato, non abbiamo capito niente. Il futuro è completamente diverso dal passato. Il futuro va completamente ridisegnato. Il futuro va in una direzione quasi sempre totalmente opposta a quella del passato. E se noi ragioniamo con la logica dei dati storici per poi fare delle proiezioni sul futuro, non abbiamo capito niente. Lo strumento che ci consente di lavorare sul futuro e soprattutto sul presente, ma di non lavorare sul passato, perché ormai il passato è passato e non porta nessun vantaggio a ragionare sul passato, è la balance scorecard, è la mappa strategica della balance scorecard, è il cruscotto di controllo.